e la rivincita del campionato del mondo. Un mercoledì sport, un mese dopo, tutti gli apparecchi erano invece sintonizzati su un unico canale per la cronaca differita dell'ennesima rivincita fra l'Italia e l'Argentina. Pantozzi era già in prima linea. Poltrona, tavolinetto apparecchiato davanti al televisore, vestaglione di flanella, spaghetti in cottura, birrone gelato, rutto libero. Pina! Portameli al dente! Attacca dalla sinistra all'Argentina con uno scambio Valencia-Ortiz, intervento di Gentile in palo laterale. Messo in gioco è degli argentini, la effettua Tarantini a beneficio di Pantarella. Se mi entra in palla Bettica sono un po' tutti questi. Poi c'è Cabrini. Cabrini causa con i suoi numeri. E poi a metà campo c'è Benetti con la belva, eh. Ammazza quanti. Vabbè, oggi è l'ultima volta e da domani mi metà di niente, via. Ma che odore è? È il mio nuovo profumo. Tintishn. Nuovo profumo? Ma non si sei mai profumata in vita tua. Una volta bisogna pur cominciare dalla vita, no? Ma che cacchio dici? Sei diventata scema? Attento. Ma perché tu, scusa, attento che tira. Non hai consumato litri e litri di lavanda quando avevi tutti i tuoi giri? Ma come ti sei conciata? Per questa pettinatura che si chiama schiaffo, sono stata 2 ore dal parrucchiere. Va bene? Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Che fa? Ma che fa, impazzito? Ugo, devo dirti una cosa importante. No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, eh? Non è il risultato, è una cosa molto più importante. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Calcio di rigore contro l'Italia. Può essere la svolta decisiva no. della partita. Ugo, ti prego. Rigore contro l'Italia. Veramente importante. Rigore contro l'Italia. Ugo, non puoi immaginare come sia importante. Ecco che prende la ricorda. Parte il tiro. Io voglio... Parato. 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 Sulla sinistra di Zoff. Kempes, parato. E adesso ascolta. È veramente importante. Ugo. Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei. Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai, vai che c'è la partita! Bello sto con Causio. Tunneli Causio. Questi stronzi. Al 21esimo del secondo tempo Fantozzi finalmente realizzò. E me lo viene a dire così, porca puttana! Che ti sei innamorata di un altro! Pina, guarda, guarda che io t'ammazzo, eh! Che fai lì? Anzi, vi ammazzo tutte e due, mamma. Mi ammazzo, mamma. Anzi, sai che faccio? Mi ammazzo io. Così vi frego. Così voglio vedere come cavolo fate a mantenervi senza... Pina. Chiamo un'autoambulanza. Mi sono pugnalato con la forchetta. No, è inutile. Che tu faccia la commedia per impressionarmi. Tanto io lo amo. E credo che la nostra storia si sia ormai esaurita. Attento, ho già separato il letto! Fantozzi litigò con la moglie alla morte tutta la notte. Alla fine decise di tenere un comportamento calmo e civile. Qui va a finire che lo sapranno tutti e mi prenderanno per il culo. Dovrò cambiare quartiere, città, amici. Cornuto! Mi scusi, ma lei come fa a saperlo? Lo so e basta! Buongiorno, caro ragionier Fantozzi. Come va, eh? Bene, benissimo. Ah, fa piacere, allora facciamo le corna. Senta, Pini, se ha voglia di sfottere, guardi che non è giornata, è chiaro? Ma che le prende? Ma che succede? Puccettone, ce lo facciamo un cappuccino al bar? Me lo offri un cornetto? La puntina. Non offro un cavolo, gli è chiaro? Mangiatevi le vostre, di corna. Ma cosa? Così è nervoso, andiamo noi. Certamente.
Pronto, Pina? Guarda che la cosa ha già fatto girare la città, eh? E poi qui in ufficio lo sanno già tutti. Dimmi chi è. Pina, non farmi cazzare, eh? Il tuo amante, voglio sapere chi è! Pina, Pina, guarda che vado sull'ufficio personale, mi licenzio e vi frego! Pronto, Pina? Pina! Ma poi... Fantozzi decise di scoprirlo da solo. Ugo, allora io vado. Torni? Vado solo a fare la spesa. Prese un giorno di ferie, aspettò che la Pina uscisse e si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia. A questo punto venne colto da un leggero sospetto. Certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quello di Splendito e Splendente. Uè, buongiorno. Si è fatto i cavelli a doppia faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio. Ce l'ho ficca dentro il sacchetto. Guarda, se torna dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. So diabolico nell'amplezza. Sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la donna... Era lui. Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante, tipo fogna di Calcutta.